È partito, un saluto, ben ritrovati, un saluto a tutti. Vi ricordo come sempre all'inizio di ogni video di lasciare un bel like qui sotto, non vi costa nulla, e di iscrivervi qui numerosi e attivate la campanella. Diversi video oggi tra il mio canale personale e quello della community Milanello, quindi vi metto qui poi tutti i riferimenti, iscrivetevi a entrambi se non avete ancora fatto, mi raccomando. Giornata con tante notizie, ho parlato anche di un Milan furioso, ho precisato alcuni concetti che non avevo ben espresso in un video precedente. In questo video andiamo a parlare di mercato. Prima però una curiosità non tanto bella, non ci evoca piacevoli ricordi, perché venerdì, giornata della partita Milan-Udinese, sarà il decennale 10 anni da quel famoso Milan-Juve con il gol di Muntari, con quell'incubo che ogni tanto torna alle nostre menti. Sicuramente venerdì, ripeto, ci penseremo. A San Siro, tra l'altro, speriamo di vedere un pubblico quasi tutto esaurito, lo stadio tutto esaurito. Si gioca venerdì 18:45, orario di lavoro, di uscita dal lavoro, e quindi Milan, per incentivare i tifosi, fa una bella iniziativa: chi acquista un biglietto può acquistarne altri al prezzo di 1 euro. E quindi riempiamo San Siro, se potete, se ve lo potete permettere, andiamo, riempiamo San Siro. Io sarò a fare la telecronaca QSVS, ma è importante avere un uomo in più che trascina e che sostiene i giocatori che in campo dovranno fare la differenza e dimostrare di aver capito la lezione dopo la Salernitana. Squadra sempre un po' rognosa, l'Udinese. Andiamo al capitolo mercato. Con tante notizie, avete visto in copertina diversi giocatori. Partirei da Bremer, giocatore che gioca nel Torino, ha recentemente rinnovato il suo contratto. Io l'ho definito mostruoso perché mi sta impressionando davvero tantissimo. Ha annullato Vlahovic quando ha giocato contro la Juve, anche quando aveva giocato prima con la Fiorentina. Esuberante, ecco, mostruoso, lo definirei così. Oggi doppia novità su di lui. Una è di ieri, nel senso che dalla Germania raccontano anche di un Bayern Monaco interessato a Bremer. Se si interessa al Bayern Monaco, capite che c'è una concorrenza importante a livello sportivo e anche economico-finanziaria. Dall'altra parte, oggi Tutto Sport, quotidiano molto vicino al Torino, sostiene che per Bremer sia in pole position il Milan e che successivamente ci siano Juve e Inter. Noi sinceramente non registriamo questa pole, ma la riportiamo. Non vorrei che sia una notizia che filtra da Torino nell'ottica dell'interesse del Toro per Pobega, che ha ripreso a giocare anche da titolare, con l'idea: dateci Pobega e un conguaglio e noi vediamo Bremer. A me Bremer piacerebbe tantissimo, non voglio essere frainteso. Però risulta che il primissimo obiettivo resti Botman del Lille, che tra l'altro stasera sarà impegnato in Champions League contro il Chelsea. Botman. Ci sono passi avanti, anche se oggi si parla ancora di Newcastle che offre 40 milioni di euro, però il giocatore nell'incontro un paio di settimane fa a casa Milan dei suoi agenti ha manifestato la volontà di vestire rossonero. C'è fiducia e in questo momento Bremer è un'alternativa a Botman, anche per considerazioni tecniche, perché Bremer viene visto un po' più simile a Tomori, Botman invece, oggi mi sono visto un video di quando ho giocato contro il Milan con il meglio di Botman. Viene visto come perfetto da affiancare a Tomori. Andiamo su Renato Sanchez, poi il nome nuovo per l'attacco importante. Renato Sanchez, anche qui il Milan vuole fare la doppia operazione, lo sappiamo. Nei giorni scorsi avevamo commentato un gradimento social del giocatore a chi lo vedeva già con la maglia del Milan su Instagram. Avevamo già commentato i suoi andiamo, commentando appunto le immagini di risultanza di Maignan nel derby. E bene, 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 i contatti anche nei prossimi giorni con Jorge Mendes andranno a definire un po' la vicenda Leao, con il rinnovo di Leao. Leao rinnoverà il suo contratto fino al 2026, 4 milioni e mezzo barra 5 alla fine con bonus, quindi cifra sicuramente importante. Però si andrà avanti anche con Renato Sanchez, che dà la sua preferenza al momento al Milan, giocatore che rientra dall'infortunio, è entrato dall'infortunio, è ancora molto giovane, 24 anni, tanta esperienza, anche se c'era stata una polemica anni fa quando un suo vecchio tecnico, comunque uno che lo aveva incrociato lavorando insieme, aveva detto che in realtà lui aveva più anni di quelli che dichiarava, quindi non oggi 24, ma
28. Ricordiamo questa cosa, qualcuno me l'ha segnalata, però prendiamolo ovviamente con tante pinze. Si diceva e si dice tuttora anche di che sì, aperta e chiusa parentesi. Detto questo, su Renato Sanchez non siamo più a 25 milioni di euro, cifra che il Lille chiedeva per spostarlo a gennaio, ma a un anno solo dalla scadenza siamo intorno ai 20 milioni di euro. Lo ha scritto anche la stampa portoghese un paio di giorni fa. Da questo punto di vista, 20 milioni tra l'altro è quello che il Lille dovrà riconoscere allo Sporting Lisbona nella vicenda trasferimento con svincolo di Leao appunto dello Sporting al Lille. Ieri c'è stata l'anticipazione della sentenza del TAS. Andiamo avanti, in attacco, ragazzi, io sto riflettendo molto sull'attaccante, perché io vedo anche la possibilità di investire sull'esterno di destra, anche se Messias sta facendo bene, soprattutto in termini numerici, ha un'ottima media gol. Saelemaekers non sta facendo salto di qualità quest'anno, a oggi non ha fatto il salto di qualità. Mi sembra che lui ogni tanto vada un po' troppo a ricercare la giocata e si snaturi, invece dovrebbe andare un po' sulla corsa, sulla sostanza, che è la sua caratteristica principale. Detto questo, l'attaccante. Di Belotti abbiamo raccontato. Belotti, secondo me, alla fine potrebbe andare all'Atalanta. A ottobre-novembre ci dicevano dal Milan che non c'era questo gradimento. Però se spendi per Renato Sanchez, se spendi per il difensore, là davanti che cosa fai? Riflettevo tanto e nelle ultime ore è circolato dalla Spagna un nome che sapevo piacere molto al Milan già un annetto fa, quello di Memphis Depay, giocatore che ha 28 anni, quindi è nel pieno della maturità, li ha appena fatti, olandese 1,76, scadenza con il Barcellona 2023, è arrivato a parametro zero un anno fa e neanche un anno fa e tra un anno finisce il contratto. Giocatore dalla grandissima esperienza in Champions, internazionale, 38 gol in 75 presenze con la nazionale olandese, un gol ogni due partite stratosferico. Quest'anno stagione così così, 6 presenze in Champions senza segnare, in Liga 16 presenze, 8 gol e 2 assist, un gol ogni 172 minuti, quindi un gol ogni due partite. Però ha avuto problemi a dicembre, lesione al bicipite femorale, ora rientra da un problema al tendine d'Achille. Era richiesta di Koeman, il suo connazionale, che sapete è stato sostituito da Xavi, che sembra non puntare su di lui, tant'è che a gennaio l'avevano proposto anche la Juventus per l'affare Morata, che poi non si è fatto. Risulta che Xavi non stia puntando molto su di lui, anche se adesso è fuori, ma che non voglia puntare su di lui perché non lo vede come l'attaccante preferito. Hanno preso anche Aubameyang, quindi dalla stampa spagnola ci raccontano della possibilità che Memphis Depay possa lasciare il Barcellona già quest'estate. Lui ha 5 milioni di ingaggio. Attenzione che con il decreto crescita sono assolutamente più che abbordabili. Assolutamente più che abbordabili. Col il Barça a un anno di contratto si potrebbe pagare un indennizzo, avendolo preso loro a parametro zero pochi mesi fa. E quindi attenzione a questa pista: non è il 9 alla Vlahovic, alla Scamacca, quello alto, forte fisicamente. Però c'è una corrente di pensiero a Milanello secondo cui il Milan giochi meglio con un attaccante dalle caratteristiche diverse come Rebic, un po' più di movimento. Ragionando insieme a voce alta ulteriormente, se teniamo Giroud, abbiamo Lazetic barra Ibrahimovic, mettiamo Depay, c'è una possibilità di giocare anche in maniera diversa. E poi quest'anno abbiamo detto spesso manca l'alternativa Leao, se manca Rebic che spesso manca, Depay è anche un'alternativa importante a Leao. Il giocatore tramite il suo agente sta sondando un po' il terreno con diversi club, il Milan, l'Inter e anche la Juventus. Un'esperienza in Italia la gradirebbe, ovviamente saranno decisive le prossime settimane per capire se Xavi effettivamente non punterà su di lui come trapela dai Blaugrana oppure no. Se non è più un giocatore cruciale, allora si può fare un'operazione anche perché loro hanno bisogno di cedere, risparmiare sugli ingaggi per fare mercato. Sapete che è una situazione economica finanziaria piuttosto complicata. A me piace l'idea, piace molto anche al Milan. Maldini lo stimava molto, aveva parlato anche con il suo agente. Poi l'operazione non si è conclusa, lui è andato al Barcellona, e il Milan comunque in estate aveva fatto anche delle scelte poi diverse. Ripeto, 5 milioni di ingaggio stra abbordabile, bisogna dargli 2023 e 2024, ma magari anche 2025 perché a 28 anni è tutto sommato giovane. Bisogna capire quanto ne chiederebbe poi il Barcellona una nuova scadenza, avendolo preso a zero, non credo tantissimo, anche perché il giocatore appunto sembra non rientra nei piani di Xavi. Idea interessante, che
che si potrebbe sposare anche con il centrocampista, il difensore. Ce n'è un'altra che però non è un'idea, una notizia di mercato, ma è qualcosa a cui sto pensando che non mi convince appieno, ne parleremo. Iscrivetevi, lasciate tanti like, un abbraccio, forza Milan, oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao!